E ciao a tutti qui da Bella FC. Il Venezia è in cerca di un nuovo attaccante per lottare per non retrocedere. In questi ultimi giorni c'è un calciatore che sta seguendo molto da vicino. Si tratta di Ivan Morales Bravo del Colo-Colo, ma su di lui ci sono anche altre squadre in Italia e in Spagna. È un attaccante di peso molto forte che ultimamente sta facendo molto bene, sia con il proprio club, ma anche conquistando e segnando anche nazionale maggiore cilena. Un colpo molto fattibile a gennaio, visto la valutazione di questo ragazzo, ma soprattutto anche per la scadenza contrattuale fissata per giugno 2022. Ma chi è Ivan Morales Bravo? Scopriamo insieme le sue caratteristiche e carriera, ma prima di partire, mi raccomando, iscriviti al canale. Lascia un commento qui sotto su quello che pensi di questo ragazzo qui e vai a vedere anche nel link in descrizione Fantacalcio Pro. Ivan Andrés Morales Bravo è nato a Longaví il 29 luglio 1999. È un calciatore professionista cileno che gioca come attaccante, come bomber, per il Colo-Colo in Primera División cilena. Cresce calcisticamente proprio nel vivaio del Colo-Colo, nella città di Linares, dopo essere arrivato nel febbraio del 2013. Passa tutta la trafila delle giovanili, giocando anche il torneo internazionale di Gradisca in Italia, conquistando anche la nazionale Under 20. Debutta tra i professionisti il 21 agosto 2016, sotto la guida dell'allenatore Pablo Guede, entrando dopo 62 minuti per Andrés Vilches nel pareggio per 2-2 contro il Huachipato nella quarta giornata del torneo di apertura. Sorprende tutti e conquista tanti minuti di gioco nelle giornate successive. Infatti, in quel torneo di apertura, il giovane promettente attaccante gioca altre 5 partite e segna anche un gol, 175 minuti in campo in totale, per poi chiudere con la prima stagione con altre 6 partite, un gol e un assist, rivelandosi uno dei più promettenti attaccanti del Cile. E oggi è uno dei titolari e anche capitano in molte partite del Colo-Colo. Sono già 91 partite in totale, 22 gol e 8 assist tra campionato, coppe nazionali e coppe sudamericane. È una punta centrale di peso, ma può giocare anche come ala sinistra o destra. Con 180 cm per 72 kg è un vero cecchino davanti alla porta, con un buon piede destro. Ha un tiro potente, infatti molti dei suoi gol li ha fatti dalla media lunga distanza, sorprendendo i portieri con un tiro teso e potente di difficile comprensione. Vince spesso i contrasti uno contro uno, ma non è bravissimo con il dribbling. Deve conquistare spazio con inserimenti per trovare il suo bel destro. Insomma, è un opportunista nato, bravo nel concludere le giocate ed infastidire tantissimo le difese avversarie, ma non è bravo a tenere palla e creare gioco, e anche a livello tecnico-tattico dovrebbe migliorare molto per giocare da protagonista in Europa. Il suo fisico in Cile fa la differenza, ma contro i difensori europei farebbe fatica oggi. Una caratteristica però che gioca a suo favore è quel tempismo nell'inserimento che mette in difficoltà chiunque. Ha già segnato il suo primo gol in nazionale maggiore dopo 3 partite ed oggi viene considerato in Cile, dagli esperti in Cile, la migliore promessa, maglia numero 9 per la nazionale. Avrà bisogno di un periodo di 3 o 4 mesi per ambientarsi in Europa, prima di esprimersi al meglio, ma ha un gran talento e potrebbe diventare, con la giusta mentalità e anche l'ambiente giusto, cioè la squadra giusta, il miglior attaccante cileno in Europa e non solo. Ha un valore di mercato di circa 1 milione di euro ed è anche in scadenza per giugno prossimo, ma il Colo-Colo secondo me ne chiederà anche 2-3 milioni per lui. Perciò è già oggi uno dei migliori investimenti che si possono fare in prospettiva, perché comunque ha la possibilità di crescere tantissimo, di esplodere in Europa e con un investimento abbastanza piccolo rendere una plusvalenza molto grande e anche diventare uno dei pilastri di una medio-piccola in Italia. E tu? Che ne pensi di Ivan Morales? Può far bene in Serie A? Mi raccomando, lascia il tuo commento qui sotto, iscriviti al canale per vedere altri video come questo e non solo, e vai a vedere nel link in descrizione Fantacalcio Pro. Ci vediamo presto qui da Abel AFC. Ciao ciao!